Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Voglio fare una tipologia di video che non ho mai fatto, ma qui su YouTube mi ha ispirato una youtuber fantastica che è Eleonora Magni, a cui mando un grosso saluto, è tanto tanto simpatica e tanto carina. Mi sono ispirata al suo video per racimolare i prodotti che voglio smaltire dalla Makeup Collection. Io non ho una makeup collection enorme, però ci sono alcuni prodotti che non mi ritrovo a utilizzare e sono abbastanza inutili a prendere il polvere così. Quindi ho deciso di metterli in questa vaschettina, appoggiarli sulla makeup collection e utilizzarli più spesso. Tipo, adesso questa è... l'avevo comprata della Puro Bio, se riesco a aprirla. All'interno ho messo, non cade perché è con le palatine magnetiche, con uno specchio enorme, avevo messo una terra di L'Oreal, la mia prima terra che ho mai utilizzato, la voglio usare più spesso, e due ombrettini di Neve Cosmetics che sono Noisette e Peaches and Cream. Noisette mi piace un casino perché è un marroncino molto carino. Peaches and Cream hanno deciso di non scrivere più, quindi se vedete è un po' bucato, non scrive, non so come farlo scrivere, però mi prometto di utilizzarla di più. Poi, qui c'è quello che resta, di un blush di Kiko, che è la cipria, quella indissolubile di Puro Bio, che mi sono rotti facendo il depottaggio e li ho messi qui e è diventato un blush rosato. Non ve lo apro perché sporcherei tutto. Poi, voglio utilizzare, finire almeno utilizzare la All About Matte di Essence, che come vedete mi è caduta e mi sta distruggendo. La finisco, ciao. Ah, sono accorta che non ho pulito un pennello. Bene. Voglio terminare questa L'Oreal Accor Parfait Genius, che è primer, fondotinta, correttore, cipria insieme. Mi piace un casino. Il colore è il mio, però vedete che ha il buchino. Finalmente sono contenta con il buco. E la voglio terminare perché sta già terminando. Se volete sapere che colore, che tonalità è la mia, è la 1.5N. Linen o Lin? Comunque 1.5N, lo devo ricordare. Poi voglio terminare questi due fondotinta di Puro Bio, ebbene sì, perché ho sbagliato totalmente la shade, totalmente. Ho preso la Medium Warm, poi di questo soprattutto ne ha parlato benissimo Eleonora del canale The Lady, andate a seguirla, lei lo osanna, io ispirata dal suo video l'ho comprato, pensavo di avere la sua tonalità, ma è palesemente giallo, e io mi sto sforzando di utilizzarla, con la tinta in polvere, con questo fondotinta che è lo Star System Foundation di Neve Cosmetics sempre. Io l'ho usato, però ce n'è ancora molto, ce n'è ancora così con un pelucchio. Lo voglio utilizzare insieme a questo, miscelare il tutto con quello come ho fatto ieri sera e così li termino perché sono palesemente
palesemente più scuri e più gialli della mia carnagione. Io ho scoperto che sono un sottotono neutro, quindi devo andare sui neutri. Poi questi sono prodotti per la base e occhi. Per i prodotti occhi ce ne sono molti. Voglio utilizzare, visto che l'ho comprato da poco, questo False Lashes Concentrate, che sarebbe base volume per mascara. È il mascara quello bianco, da mettere prima del mascara, che dà effetto volume. Poi voglio utilizzare di più due mascara, questo che probabilmente sta finendo, è uno dei miei mascara preferiti, ma credo stia seccando o sia veramente finito, perché ha una consistenza abbastanza asciutta, che è Occhioni di Vendemmia Cosmetics. Faccio vedere lo scopolino, ma secondo me mi sta abbandonando, se lo vedete, e lo voglio terminare. E voglio usare di più il L'Oreal Paradise Aesthetic, quello che dicono che assomiglia al Better Than Sex. Io non vedo questi super risultati di volume, lunghezza, no. Però l'ho utilizzato in un periodo di quest'anno e lo voglio terminare se riesco, ovviamente. Però non chiedo di ricomprarlo. Il L'Oreal Paradise Aesthetic sembra un shiny. Poi voglio usare di più un altro mascara, che è il mascara Essence Lash and Brow Gel Mascara, che l'ho messo anche oggi. Vedete, nella barra delle sopracciglia. Lo voglio utilizzare di più, visto che l'ho comprato e lo utilizzo poco. Poi voglio utilizzare di più la mia base ombretto preferita, che è l'I Love Stage di Essence, quella sul giallino. Poi voglio utilizzare di più anche il primer occhi di Puro Bio, che mi è esploso. Quello che ne è rimasto l'ho messo in questo pottino, spero di terminarlo perché è arancione e non va via l'arancione, si vede anche sotto il correttore, sotto il fondotinta, sotto tutto. Lo voglio terminare perché non lo comprerò mai più. Ok, voglio utilizzare di più questo Benecos Natural Liquid Eyeliner, perché i trucchi, ho imparato che i trucchi ombretto e eyeliner mi piacciono, però io mi stufo di utilizzarlo perché lo aprite e vi rimane il tappo in mano, quindi dovete prendere, schiacciare e tirare via, ma non vi tira, non mi si tira, dovete sporcarvi le mani, appoggiarlo e riprenderlo. E questa cosa mi snerva. Come prodotto è buonissimo, ma cambiate packaging, signori e signori della Benecos. Comunque magari è il mio che si è scollato, però è fastidioso da utilizzare e lo voglio utilizzare di più. Come voglio utilizzare di più le matite pastello di Neve Cosmetics. Io ne ho acquistate tre. Questa la adoro, Puma White, mi piace un sacco. Queste due, all'interno, all'esterno, sopra, non scrivo. Non scrive niente. Così scrive all'interno dell'occhio, la vedete? Io forse non lo so perché l'ho utilizzata, che era tipo estate, non scriveva. Adesso che l'ho scaldata sulla mano scrive, vedete? E questa è
dico subito, cielo turquoise, sarebbe questo qui. Adesso scrivo, questa lo so scrive tantissimo, perché c'è anche il tappino rotto. Questa scrive molto e perdura all'interno dell'occhio. Questa, andiamo a sbucciare anche lei. Vedete? Sembra già secca. Guardate nell'occhio. E questa è palesemente inesistente, confronto a turquoise. Non si vede. Io lo sboccio. La devo scaldare, non lo so, ditemi voi che devo fare. La scalderò, non lo so. E la vedo quasi inutile, cioè molto labile, non lo so. Utilizzerò anche lei. Come voi utilizzate di più il piegaciglia e questo ombretto Long Lasting Wet and Dry Eyeshadow di Kiko, che mi si è distrutto, è staccato dalla cialdina. Faccio vedere questo qui, che è un bellissimo colore, però mi si è staccato e fa un casino assurdo. Però è molto bellino, quindi lo voglio utilizzare di più. Si attacca lì, mi fa impazzire. Come voglio utilizzare di più le matite Jumbo Lipstick di Astra, quella sul beigiolino e quella rosa e quella sul rosso, o come rossetto totalmente oppure come contorno labbra, e anche la Duo Baci di Neve Cosmetics, la Virgin, potrebbe essere Virgin? Sì, Virgin, che è fastidiosissima da temperare, da un lato perché l'altro. Questa qui è molto bellina, la voglio utilizzare di più, visto che l'ho comprata. Nei cosmetici mi sta un po' a toppare, però va bene così. Voglio utilizzare di più anche l'Invisible Lip Liner di Kiko, che è quella trasparente, che anche questa da temperare è un amore. E l'ultimo che voglio utilizzare di più è questo di Glossip, è l'unico prodotto che ho di Glossip, Comfort Color Lipstick rossetto nutriente cremoso. Faccio vedere, il packaging è molto carino, bellino, molto scattoso, bellissimo. Il mio è, che numero è? C'hai un numero? 14. È un nome? No, è il 14. Bello, il colore è bellino, tutto carino, sono anche sporcata. Il colore è molto bello, ma questo vi andrà ovunque. Vedete, molto sheer, molto... Questo lo mettete e piano piano se ne va in giro per il vostro viso. Mi utilizzerà anche lui. Lo fisserò in qualche modo, però lo voglio utilizzare. Ultimissimo prodottino è Lipstick Palette 01 di Kiko. Comprata perché era in offerta, molto carina. La apro. Ho fatto un lip swatches anche di questa. Sono tutte tonalità molto carine. La voglio utilizzare di più perché veramente persistono per essere rossetti in palette. Se la vedete, sono molto molto scriventi e persistono. La voglio utilizzare di più perché sennò è uno spreco. Basta, basta, vi ho fatto vedere tutti i prodotti make up che voglio utilizzare di più.
I prodotti skincare man mano li smaltisco e vedete anche nei prodotti terminati, però il make up è più tosto da terminare. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commentino di supporto per il mio canale, sarei molto molto grata. Ci vediamo al prossimo video, stay tuned ovviamente, perché ho una scadenza abbastanza regolare adesso, pubblico il lunedì e il venerdì alle 17.30, quindi se non vi compare le notifiche, se... sapete che il lunedì e il venerdì pubblico i video. Devo aggiornare anche il canale. Comunque, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!